La violenza contro le donne presenta numeri allarmanti. È un comportamento che non trova giustificazioni, radicato in disuguaglianze, stereotipi di genere e culture che tollerano o minimizzano gli abusi, che si verificano spesso anche in ambito familiare. Lo afferma il capo dello Stato Mattarella, che aggiunge: quanto fatto finora non è tuttavia sufficiente a salvaguardare le donne, anche giovanissime, che continuano a vedere i loro diritti violati. È un'emergenza che continua. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito ai troppi casi di violenza e femminicidi, parla di una piaga sociale e culturale che non ci consente di voltare lo sguardo dall'altra parte. Poi, mi definiranno razzista, ma c'è una maggiore incidenza di immigrati negli stupri. Il ministro Matteo Salvini rincara la dose. Basta ipocrisie, esclama. Difendere le ragazze significa anche riconoscere l'inevitabile crescente incidenza degli aggressori stranieri. Sono in aumento i casi di stalking, maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali in Italia, quanto emerge da un report del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale. Nei primi sei mesi del 2024 c'è stata una crescita del 6% degli atti persecutori, reato che colpisce le donne nel 74% dei casi, e del 15% dei maltrattamenti contro familiari e conviventi, che interessano le donne nell'81% dei casi. Salgono anche le violenze sessuali, con un incremento dell'8%. Vittime nel 91% dei casi sono donne, di cui 28% minorenni e 77% italiane.